Ragazzi, io ultimamente Top Calcio lo evito un poco, no? Perché comunque vediamo, no? Che più che diciamo, giornalisti, no? O addetti ai lavori, sono pagliacci, sono attori, ecco, attori messi là per fare spettacolo, perché là poi si parla di calcio in maniera molto pagliaccesca, si dice pagliaccesca, però non si entra nello specifico perché poi non sono molto di qualità, ecco, molto di qualità quando si parla di calcio. E allora tu, se diciamo sei stanco, no, vuoi dormire, allora ti accendi la televisione, ti giri dall'altra parte e li ascolti, no, intanto. Però ieri, ragazzi, non potevo non guardare almeno tre quarti d'ora di trasmissione perché quando c'è da una parte Mauro Suma e dall'altra il suo bullizzatore, bullizzatore, Biasin, allora diventa spettacolo puro. Voi fateci caso, quando Suma c'ha Biasin di fronte, sta sempre con questo atteggiamento, con le mani così e con la faccia. Perché sa che, diciamo, avrà molte difficoltà. E in quella puntata ci saranno molte difficoltà per lui, questo lo sa, e mo ne parliamo. E poi parliamo anche a fine video, cioè a fine video, vi parlo un qualche minuto, un attimo di questa cosa qua, fra Biasin e Suma. E poi, attenzione, che l'uomo più triste d'Italia sta iniziando a prendersela con gli Elkan. Juventini iscritti suoi, attenzione, ce l'ha con gli Elkan, ce l'ha con gli Elkan. Adesso parliamo anche di questo, perché sta cominciando ad impazzire proprio. Prima lo faceva per andare contro l'Inter, adesso che nota che c'è tutta questa differenza, no? Anche per come la gente, oppure fuori dall'Italia, viene percepito il suo Milan, sta diventando molto più cattivo. Iscrizione al canale, like al video. E cominciamo. Allora, ragazzi, ieri scene davvero da ridere, no? Quando vedevi quel Mauro Suma tutto imbronciato, no? Perché lui c'ha quella faccia che quando sorride fa. Questo è il suo sorriso. E poi vedi dall'altra parte un Biasin che è come noi, no? Sta sempre con quel sorriso da persone tranquille, no? Cioè che prendono il calcio per quello che è, un gioco, no? E noi siamo così, noi ridiamo, scherziamo, io rido proprio, no? Ci metto la faccia e rido, poi nei commenti si vede che mentre, cioè dal commento stesso, no? Uno capisce, percepisce che state sorridendo mentre state scrivendo il commento. Quella parte lì invece non ce la fa ridere, non ce la fanno, né i topi di Fognan, né i due più tristi d'Italia, l'indegno non ne parliamo proprio, quello. Quell'indegno spagnolo lì non ne parliamo proprio, però voi avete mai visto i topi di Fognan ridere? Mai. I topi di Fognan non ridono. L'uomo più triste d'Italia è l'altro, il suo compare che si è poltrone e sofà, che si è unito da poco, non sanno neanche cosa, a parte la faccia, che hanno una faccia tutti e due che sembrano fratelli. Ehi, non sembrano fratelli, uno sembra il fratello maggiore dell'altro. O no, io più li guardo e più penso che quei due siano parenti. Poltrone e sofà deve essere il fratello minore dell'uomo più triste d'Italia. Per me è così. Comunque, a un certo punto si parlava di Nesta, no? Hanno fatto vedere Nesta che se ne andava di testa in conferenza stampa. Diceva: ma come si fa ad annullare un gol del genere? Come si fa? A parte che è vero, ragazzi, cioè, se tu arbitro, no? Vedi un fallo a centrocampo quasi, diciamo, stiamo parlando sulla tre quarti, vedi un fallo e fai continuare l'azione. Su quell'azione poi diventa gol e tu stesso, tu arbitro stesso, annulli il gol, e allora significa o che sei un incapace, perché tu fermi subito il gioco. Lì c'è un fallo, tu hai visto il fallo e tu fermi subito il gioco. Che poi parliamo del fallo, evitiamo di parlare del fallo, dai. Evitiamo di parlare del fallo perché altrimenti ci sarebbe da fare due video appositi per quel fallo lì. Perché poi chiamano Thuram e Lautaro, li chiamano simulatori, ragazzi. C'è quel Theo Hernandez che è una faccia da prendere a schiaffi. E hanno il simulatore più simulatore del mondo in squadra e chiamano simulatore Thuram e Lautaro. Che indegni. E
E poi niente, quindi Biasini lo faceva notare, diceva: scusa, ha ragione Nesta, l'arbitro deve interrompere subito il gioco, non puoi far continuare l'azione, no? Altri 10 secondi di azione, gol, e poi annulli il gol per un fallo. Allora, finché interviene la VAR, ok, interviene il VAR e tu vai a vedere l'azione, vedi che c'è fallo, ma non tu stesso annulli il gol perché cioè, hai visto un fallo prima, no? Così uno pensa male, ok? Uno pensa male, però di questo loro non ne parlano, non ne parlano. Sono andati avanti, hanno altre storie da raccontare loro. Le loro storie sono tutte, vertono tutte sui colori nero-azzurri. E questione, e quindi Mauro Biasin, come devo dire, lo imbeccava, no? Diceva: ma è giusto? E lui: sono decisioni di campo, sono decisioni che prende l'arbitro. Sì, vabbè, faceva Biasin, ma è giusto? È giusto così? Cioè, questo è un qualcosa che può creare un precedente. Questo è un cioè, l'arbitro può, dopo tanti secondi, annullare un gol per un fallo che lui stesso ha visto. Sono situazioni di campo, noi non possiamo stare qui e pensare cosa abbia pensato l'arbitro. Vedere Mauro Suma così, cioè, quanto è brutto quando sai, no, di avere torto, ma non puoi dirlo, non puoi dirlo, non puoi dirlo, perché prima di tutto sei disonesto intellettualmente, ma poi lavori per quella squadra, lavori per quella squadra, lo vuoi lo stipendio? Devi parlare bene del Milan. Ok, è grande Biasin, io Biasin lo adoro, proprio lo adoro. Poi abbiamo l'uomo più triste d'Italia che nel suo video si scaglia contro Elkan. I Ventini si è scagliato contro Elkan. Avete qualcosa da dire? Avete qualcosa da dire? I Ventini? Topi di Fogna! Mi rivolgo a quei quattro. Gli dovete rispondere? All'uomo più triste d'Italia gli dovete rispondere? No, perché a fine video ne parla, ma ragazzi, 30 secondi, ci gira intorno, diciamo. E poi dice: comunque avremo modo di parlare di questa cosa, voglio proprio vedere se parla di questa cosa. Perché ha accennato, no? E che cosa ha detto? Ha detto che sulla questione Gravina, gli Elkan, con tutti i giornali, no, di cui sono proprietari, vanno a favore di Gravina. Vanno a favore di Gravina. Cioè, in questo momento non sono nelle condizioni, dice, di poter andare contro Gravina. Quindi appoggeranno Gravina, ve l'ho detto io l'altro giorno, Inter, Juventus, Atalanta e Monza sono le quattro squadre che sicuramente appoggeranno Gravina. Le uniche quattro squadre che sicuramente, poi magari ne escono altre, però in questo momento sono Inter, Juventus, Atalanta e Monza che appoggeranno Gravina. E questo non va giù, ai milanisti non va giù, non va giù, perché poi i milanisti e i juventini che in questo momento sono amanti, fidanzati, tra poco si sposano. E i milanisti proprio che in questo momento darebbero le loro donne agli juventini, in questo momento i milanisti sono davvero una parte piccola piccola, no? Non fanno testo proprio, non fanno testo. E niente ragazzi, adesso ce l'ha con gli Elkan, voglio vedere se porterà avanti questo discorso. Intanto stasera ci godiamo Real Madrid-Milan, lui ci ha tenuto a ricordare il 5-0, io me lo ricordo quel 5-0, eh. Ero ragazzino, 5-0, mi ricordo il gol di Ancelotti, la fuori area, fece un gol, un tiro da fuori, micidiale, 5-0, che partitone. E quindi ha cercato di tirare un po' sul morale ai suoi seguaci, meno male, ogni tanto qualche cosa riesce a dirla per tirare sul morale, ogni tanto, in un video ogni 100, ce la può fare anche lui. A dopo.